Cioè, ci pensate, oggi anche noi facciamo il club di Patti. E perché abbiamo deciso di fare questo video? Perché praticamente ho visto su YouTube in questi giorni, ho scritto, non so, mi è venuto, avevo proprio voglia di un hamburger succoso da mangiare. E quindi ho detto, ma che cosa faccio? Cerco qualche cosa. E mi sono cercato qualcosa su YouTube, ho messo hamburger, eccetera, eccetera. E mi è spuntato tipo il Krabby Patty e ho detto no, è il panino, cioè è il panino del panino del panino. E quindi ho detto, cioè, ma noi, cioè, lo dobbiamo portare assolutamente nel nostro canale. E quindi oggi prepareremo il Krabby Patty. Sì, ma oltre a prepararlo, cioè, tu lo stai preparando, ma gli ingredienti l'abbiamo preso insieme, sì, ma io so l'ingrediente segreto del Krabby Patty di SpongeBob. Non mi ero sbagliato! La formula segreta del Krabby Patty è mia! Lasciatemi vivere questo momento di gloria! E voi lo sapete l'ingrediente segreto? Commentate l'ucciolo proprio qui sotto se lo sapete. Ma volete sapere quali sono gli ingredienti del nostro Krabby Patty? Bene, abbiamo preso pane con semi di sesamo. E ovviamente stile americano, perché ci sta benissimo. Esattamente, Francesco. Poi abbiamo preso i nostri hamburger, le nostre sottilette e cetrioli, lattuga, pomodoro, cipolla rossa, senape e tomato. Ovvero il ketchup, noi lo chiamiamo tomato da quando siamo piccolini, però è ketchup. Facciamo che cominciamo subito a dividere e a tagliare tipo il pomodoro, lattuga, e ognuno si fa il proprio panino. Ci sistemiamo gli ingredienti, va? D'accordo. Andiamo a sciacquare i nostri pomodori. Certo, sono costati 99 centesimi questa busta di panini. Però come semi non è che ce ne sono tanti, tanti, tanti. Quindi andiamo a tagliare il nostro pomodoro. Belle, belle. Un pochettino più spesso rispetto a una fettina sottile, sottile. Ah, che bello. Lo tagliamo tipo così. Facciamo almeno due fettine. Facciamo come gli chef. Occhio alle dita, chef. Ora tagliamo i nostri cetriolini. Quindi hai detto che li devo tagliare per così, per lungo. Sì, li devi tagliare per lungo e devono essere praticamente due metà. Cioè, in un panino ci sta solo un cetriolo. Ok, così. Perfetto. Ah, nel frattempo abbiamo preso qualche panino in più che faremo assaggiare alla nostra famiglia. Quindi dobbiamo pranzare comunque, quindi cucineremo almeno quattro panini. Che poi io mi chiedo, perché non devono piacere i cetrioli? Cioè, sì, ha un gusto più forte, più particolare, ma perché dal McDonald's i cetrioli non devono essere tolti dal panino? Cioè, se ci stanno, è perché ci sta nel panino. Infatti, noi li mangeremo con i cetrioli. E poi qualsiasi cosa è buona. Tutti i cibi sono buoni, soprattutto le cose che fanno bene. Penso che i cetrioli, tutto sto male, non te ne fanno. Matteo sta cercando di capire qual è l'ingrediente segreto di questo panino. Tra poco glielo rivelerò. Ve lo dirò anche a voi. E ora abbiamo le nostre sottilette. Ah, la cipolla, sì, nel frattempo fai tu la cipolla. Allora, la cipolla deve essere fatta come il pomodoro. Poi abbiamo voluto prendere queste sottilette cheddar, che ho visto vari video di SpongeBob. Secondo me queste ci stanno meglio. Ah, quindi ti sei documentato. A Londra le tagliavo così praticamente. A Londra le tagliavo così. Vero, vero, me le facevano tagliare così, a botta di secchi chilometri, cioè belli grandi. Non sono mai riuscito a tagliare così come fa lui. Infatti piangevo tutto il tempo. Già sto incominciando a piangere. Ah! Io mi allontano che è meglio. E la nostra cipolla è servita. Ora laviamo la nostra lattuga. Io ho terminato di piangere. Perché vi ho detto che le facevo a Londra i secchi pieni? Perché lavoravamo a Londra. Siamo stati a Londra per un anno. Forse già gliel'abbiamo detto. Vabbè. Sì, siamo stati video, però magari questo non tutti diverso. Lo sanno, magari. Magari non tutti ci conoscono, ci stanno conoscendo con questo video, quindi lo puoi dire. È giusto che lo diciamo. Abbiamo vissuto a Londra solo noi due per un anno. E praticamente abbiamo lavorato, io lavoravo in una cucina e mi facevano fare il mozzo, cioè quello che faceva di tutto e di più, tralava piatti, primi aiuto, primi piatti, eccetera. Allora, cominciamo ora a prendere una padella, l'abbiamo presa più grande così ci possiamo mettere più hamburger e incominciamo a cucinare i nostri hamburger. A few moments later.
Cioè, ma voi immaginate quella spugna che si metteva a fare questi crabby patty che se li mangiavano tutti. Praticamente era il panino adorato da Bikini Bottom, cioè, ovvero la città di questo cartone dove si ambienta tutto. Che poi se ci pensi, noi abbiamo sempre amato lo SpongeBob. Cioè, noi non vedevamo l'ora di guardare una puntata di SpongeBob per ancora. È vero, bella. E ci piace tuttora. Noi, come vi abbiamo già detto, abbiamo preso più hamburger, ma per noi ne mangeremo uno. Cioè, in un hamburger ce ne sta solo uno. Abbiamo tagliato già la nostra cipolla, i nostri cetriolini, il pomodoro, anche abbastanza spesso, come da cartone animato. Abbiamo qui il nostro cheddar che andremo a mettere sul panino. Praticamente, sai che cosa ho notato? Una particolarità del panino è che in qualche puntata, ma anche nei video che ho visto su YouTube, prendono il pane e lo fanno tipo riscaldare, cioè lo fanno tipo scrocchiarellare e diventare leggermente croccante direttamente col sugo della carne. Cioè la carne viene tolta, la carne viene tolta e gli mettiamo subito il pane di sopra. Bello. Nella padella. Bello, mi piace questo. Intanto sta sfrigolando. No, un altro poco, lascialo, scusi, non lo so. Matteo, ma ci siamo scordati l'altro pane, taglia subito l'altro pane che ci serve ora. Ah, giusto. Forza, fratello! Certo, che così viene un po' male. Forse perché con la macchina fotografica ti viene un po' male a tagliare. Posala! Ah, giusto. Oh, stanno prendendo colore. Praticamente, raga, io ho visto due video di SpongeBob dove va a preparare il Krabby Patty e praticamente che cosa fa? In un video lo tiene in una mano e glielo spiega, forse Mr. Krab, non mi ricordo, e praticamente gli mette gli ingredienti di sopra. Un altro video dove lo prepara nella cucina e seguiremo quella ricetta, cioè la composizione del piatto come va messo, cioè prima uno poi l'altro eccetera eccetera. Astrati. Sì, ma la cosa davvero importante è l'ingrediente segreto. Quale personaggio vi piaceva di più del cartone? Ovviamente a me SpongeBob. C'è a chi gli piaceva Mr. Krab oppure la coniglietta, come si chiamava? Non sto ricordando. Sandy, mi pare. Sandy. La verità è che uno dei personaggi più belli è Patrick. È Patrick, vabbè, lui è tutto particolare. Comunque sì, era bello. Quindi abbiamo fatto questi semplici passaggi, ma aspetta. Ho capito qual è l'ingrediente segreto. E qual è? L'amore per come li prepari i Krabby Patty. Non sparare minchiate. Quindi andiamo a comporre il nostro panino. Ora andiamo a fare il panino con questi ingredienti. Magari vi lascio un video proprio qui sopra, così da poter vedere anche voi come lo compone SpongeBob. Prima lo pane e poi l'hamburger con l'aggiunta di ketchup, senape, sottaceti, doppia cipolla, lattuga, formaggio, pomodoro e pane. Ecco fatto, panino strappalacrime pronto. Ah, oh, era ora. Poi ci andiamo a mettere il nostro hamburger. Ecco qua. È bello, anche quasi quanto il panino, dai. E poi come colore comunque ci siamo. Molto belli, molto molto belli. Poi ci andiamo a mettere tomate e senape. Ma aspetta, prima il ketchup o prima la senape? Prima ketchup, poi senape. Ok. Ovviamente l'abbiamo comprato nuovo, ancora era da aprire, io già lo stavo mettendo. Ma dobbiamo metterlo tanto oppure... Allora, da buon catanesi penso che noi lo andiamo a mettere a sentimento, quindi come ci ispira. Basta così. Subito dopo andiamo a mettere il cetriolo, quindi i due pezzi, solamente due pezzi di cetriolo. Perfetto. La cipolla, rigorosamente cipolla rossa, non hanno specificato altro, cipolla rossa, non deve essere bianca, deve essere rossa. Questo ecco. Perfetto. Ma aspetta, ma voi lo sapevate che SpongeBob inizialmente si doveva chiamare Sponge... Sponge che riprendeva il nome della spugna e Boy, ragazzo spugna. E poi invece il creatore di SpongeBob man mano nel tempo l'ha voluto modificare con SpongeBob appunto. Ora facciamo a cambio, facciamo switch e vado a completare io il paninazzo. Così ti dico l'ingrediente segreto. Ci andiamo a mettere quindi la nostra insalatona, per me anche buona così. Subito dopo la sottiletta cheddar, che non deve mai mancare. Ne mette solo una. Ho visto che SpongeBob ne ha messa una, quindi non vado a strafare. Ne mettiamo una e ci teniamo fedeli a ciò che fa SpongeBob. Eccola qua, guardate che bella.
pomodoro, fetta di pane. Ma giusto, ma è bellissimo! Che, ma è lui! Ma è incredibile! Ma è bellissimo! È stupendo! Ora ci andiamo a preparare gli altri 3 panini e poi andiamo all'assaggio, quindi ci vediamo tra poco. Ok, però aspetta, penso che sia arrivato il momento di scoprire l'ingrediente segreto. Praticamente, l'ingrediente segreto, cioè, mi sono fatto tante... Mi sono cercato diversi video e ho visto qualche altro youtuber che l'ha composto, ha fatto anche lui il suo Krabby Patty, il nostro, è bellissimo. Si è scoperto che questo panino non è che l'ha inventato SpongeBob o gli antenati di Mr. Krab, perché praticamente si vede anche il panino, il Krabby Patty, si vede anche nell'antenato di SpongeBob e anche in altre parti, come se è stato creato sia da Mr. Krab che da Plankton quando erano piccoli. Sì. Niente, c'è tutta una storia, non si è ben capito qual è l'ingrediente segreto. Io penso che l'ingrediente segreto in primis sia l'amore che ci mette SpongeBob per creare... Hai visto? Avevo ragione! Per creare questi... No, no, aspetta, c'è tutt'altro, c'è qualcos'altro. Poi penso anche alle quantità proprio del panino, ad esempio andare a mettere tutto insalata, il pomodoro, tagliarlo spesso. Cioè, questo secondo me fa tanto, ma l'ingrediente segreto è... l'hamburger vegetariano, ragazzi. Ah, quindi era questo. Ecco perché abbiamo preso l'hamburger vegetariano. Praticamente siamo andati a comprare l'hamburger vegetariano, ma perché? Cioè, SpongeBob dove si trova? In mare. E quindi no, all'interno dell'oceano, quindi mangiare essere... carne sarebbe un poco... All'interno dell'oceano intanto non troviamo carne, ma il panino non poteva essere neanche di pesce, perché sennò sarebbe stato cannibalismo, perché lì dentro ci sono i pesci che si vanno a mangiare il Krabby Patty. Quindi hamburger vegetariano, perché se l'è fatto scappare il disegnatore, nonché il creatore di SpongeBob, in un'intervista, perché non ce l'ha fatta più e voleva appunto dirlo questo ingrediente segreto. Quindi l'ingrediente segreto non è altro che l'hamburger vegetariano. Mi piace, mi piace. Ma lo sapete cosa mi piace di più? Il panino che abbiamo creato, quindi che ora voglio andare a mangiare. Andiamo a preparare gli altri panini e poi ovviamente assaggiamo il nostro. E questo è il nostro Krabby Patty finito. Sono veramente bellissimi. Sono bellissimi. Cioè, alla vista è instagrammabile in modo assurdo. Cioè, sembra uscito dal cartone animato. Cioè, sembra che ce li ha serviti. Noi siamo all'interno del locale e ce li ha serviti SpongeBob. No, ce li ha serviti Squiddy. E SpongeBob li ha preparati e Squiddy ce l'ha. Giusto, vabbè. Sembra un po' scorbutico come sempre, però ci piace così. Ma quindi, siete pronti, ragazzi? Vedi che è buono. Allora, io la carne l'ho presa poco, però ho sentito il cheddar, cedrolino. Sì, sì. La cipolla anche. Il pomodoro. Cioè, a me è bellissimo. Non so se si riesce a notare, ma è fatto proprio bene. Mi piace troppo. Ci sono dei sapori delicati e sapori anche più intensi, tipo il cetrolino è più... si sente, però è buono, ci sta, e anche la cipolla ci sta proprio nell'insieme. È pazzesco. Ma poi è bello succoso, vero? Cioè, bello succoso. Gli ingredienti proprio si amalgano bene. Quindi confermi che è quello il segreto? Il segreto è l'hamburger vegetariano con l'amore di SpongeBob per fare questi... Con l'amore dei Frama Twins, in questo caso. Dei Frama Twins e l'aiuto di SpongeBob che ce l'ha fatto fare. Ormai vi abbiamo detto quali sono gli ingredienti, come tagliarli, che è una parte fondamentale, come metterli all'interno del panino, qual è l'ingrediente segreto, quindi non vi resta che prepararli e mangiarli. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando ragazzi, lasciate un bel like così da poter sostenere il nostro lavoro. Mi raccomando anche iscrivetevi al nostro canale, molto importante, perché a voi non costa nulla ma a noi aiuta a crescere e ci dà tante tante emozioni come questo panino qua. Attivate pure la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti gli altri nostri video che faremo uscire, e faremo uscire tanti tanti bei video. Mi raccomando ragazzi, restate sintonizzati e noi ovviamente ci vediamo ad un prossimo video. Quindi ci vediamo alla prossima e buon Krabby Patty a tutti. Ciao!